Oggi si tratta di capire come cosa vuol dire ipnotizzare e cosa vuol dire ipnotizzare già durante il colloquio, quando la persona viene. Allora, in caso dove per esempio uno è più l'esclusivo, per esempio che fa anche più da prestigiatore, queste cose qui, ovviamente non è interessantissimo, però è importante sapere che già il rapporto che si crea con la persona, già nei primi minuti, è la cosa più importante che hai. Perché è impossibile. Ok, posso mettere un cartello oggi, facciamo ipnosi, allora uno che viene e dice, oh, facciamo ipnosi, è già così emozionato che magari va veramente subito in trance. Ma qualsiasi cosa che tu fai con le persone, devi comunque instaurare un piccolo rapporto. Cioè, se per esempio fosse un'ipnosi da spiaggia, da discoteca, ovviamente dovrei dare colui fare delle cose prima, parlargli, guardarlo in un certo modo, così che lui comunque già un po' si lascia prendere da questa cosa, giusto?